ci sia. Adesso inizia la registrazione. Allora, la Genova di Maddalena è una conferenza, anche un dialogo, perché Franco vuole interloquire con voi, su appunto la Genova dagli anni 1734-1737 e il professore Franco Paolo Olivieri. Grazie Franco. Grazie a voi. Tutto ha posto molto bene il concetto la mia collega Oriana, perché più che una conferenza che sarebbe anche pesante e noiosa, mi farebbe proprio piacere avere un dialogo con voi, soprattutto cercare di venirvi incontro per gli eventuali quesiti che vi siete posti durante questa ricerca, come ho preso, come ho saputo, è una ricerca veramente interessante. Devo anche ringraziarvi perché per il mio lavoro, io sto facendo una tesi di dottorato di ricerca su Genova e Goglioni dal 1736 al 1772. In poter ricordare degli anni della storia genovese, Goldoni è venuto a Genova proprio nel 1736 e ha conosciuto la moglie Maria Nicoletta Cogno, e poter ricordare questi anni è servito anche per il mio lavoro, è stata una cosa. Ovviamente trattandosi di un dialogo non voglio assolutamente mettere dei paletti, oggetto delle immagini a caso e soprattutto di fare con voi un percorso immaginato e reale che ci portasse in giro per Genova, per la Genova del 1734, la Genova di Maddalena, e cercando di individuare quelle che erano le principali tematiche, quelle che erano le condizioni socio-economiche, culturali e politiche della Genova di questo periodo. Ovviamente abbiamo esordito, era inevitabile, con un'immagine del palazzo Pino della Pensieria, il palazzo della Maddalena Durazzo e del marito Niccolò Pino. Naturalmente vi sarete chiesti l'origine, già lo capite, ma è bello ribadirne le cose anche più semplici, dei termini Pensieria. Con questa zona c'è anche accanto, che confluisce il Vico del Pelo, era la zona dove si lavoravano le pellicce. E lungo delle pellicce legate all'inverno genovese, evidentemente più inclemente di questo, addirittura ai primi del 700 c'era stata quella che è stata definita dagli storici una piccola glaciazione. Quindi l'inverno genovese era un inverno di venti freddi e un inverno anche di neve. Quindi l'uso delle pellicce era un uso costante nella Genova di questo tempo, facevano parte anche della moda. In piazza di Pellicceria lavorava, aveva bottega, il nonno di Nicoletta Cogno, la moglie del Goldoni. Il nonno, che si chiamava Giovanni Cogno, aveva la bottega di fronte al palazzo di Maddalena Durazzo e una bottega di pellicce. Il figlio Giuseppe aveva una bottega di indumenti femminili in Vico del Filo, andando verso Cavo. Adesso possiamo passare all'immagine successiva. E l'immagine successiva, come vedete, è un'obietà. Però se si deve rappresentare Genova, questa è la Genova di Maddalena, la si deve rappresentare attraverso quello che costituisce uno dei simboli fondamentali della città, la lanterna. La lanterna, pensate che era già funzionante nel 1128. Poi ha assunto un aspetto definitivo nel 1530, dopo l'avvento di un glorioso antenato di Maddalena, Doria Spinola, Andrea Doria,
al famoso padre della patria, che è quello che mette fine ai litigi tra le famiglie e instaura la nuova costituzione genovese, possiamo chiamarla così, con l'insediamento dei cosiddetti doge pienesi. I doge è una figura rappresentativa, come il nostro Presidente della Repubblica, non poteva nemmeno muoversi dal palazzo e veniva ogni anno cambiato, proprio per evitare quegli eccessi di potere che Genova aveva conosciuto in precedenza. Ho nominato l'attività dei doge perché non dovete dimenticarvi che Niccolò Spinola fu doge dal 1740 al 1742. E dovremmo parlare di parte in questo periodo di un altro doge, Niccolò Cattaneo, che sarà doge dal 1536 al 1538. E in attesa di essere ospiti di Maddalena, facciamo un giretto per Genova. Che Genova ci troviamo? Ci troviamo di fronte a una città che occuperava di poco 100.000 abitanti. La città, dovete considerarla, non era la città con le delegazioni. Questa è stata poi un'ispirazione di Mussolini nei 26 anni del 1936, quindi una cosa moderna. Ognuna delle delegazioni, addirittura San Martino del Varo, erano comuni a città. Quindi voi per definire Genova dovevate andare fino a Porta Romana, che portava poi a bordo i crociati, che rimaneva nella stazione di Brignole, e dall'altra parte, e davanti alla Porta della Lanterna. Quindi Genova era chiusa nel bellissimo anfiteatro naturale che è stata la causa poi dell'insediamento prima di due. Genova non si era mossa. Questi poco più di 100.000 abitanti avevano circa un 10% di nobili, nobili, notai, notabili, che quindi circa un migliaio. E noi purtroppo, come succedeva nelle epoche passate, la storia è quella dei nobili. Capiamo abbastanza della storia dei ceti popolari. Ma indubbiamente, occupandoci noi di Maddalena Doria, non possiamo occuparci in questo momento della schiavitù di Maddalena. Un altro elemento. Genova era particolarmente religiosa. A dirla tutta, ci sarebbe da dire che Genova era proprio bigotta. Pensate che, per una ragione politico-diplomatica religiosa, nel 1636 Genova era stata consacrata alla Madonna, o meglio, la Madonna era stata fatta regina di Genova. La lira genovese portava dalla parte della croce, sapete tante croce, da parte della croce, la bandiera di Genova, la croce rossa e tanta, e dalla parte della testa portava la regina con la scritta latina et rege eos, e governare. Perché un culto così profondo per la Madonna? Probabilmente legato ai lavori dei genovesi. In quanto, sapete, con un noto proverbio genovese, contiene che la Genova una terra che cade e un mare che capisci. E quindi bisognava guadagnarsi la vita attraverso le attività marittime. Ma le attività marittime con le navi di allora e anche il passare per via terra erano attività religiose, dove contava anche la fortuna, il destino, un caso, o che vogliamo, la divina la protezione della Madonna. Pensate che a Genova ci sono più di 200 edicole padre e la Madonna è raffigurata in tutte le confessioni.
donna con le mani aperte verso il basso, è la Madonna della Misericordia. Non dimenticatevi che Papa Francesco ispira la Madonna della Misericordia di Cavona, che il culto della Madonna della Misericordia di Cavona sia poi diffuso anche per tutta l'Italia. Quindi la Madonna della Misericordia è una Madonna è fondamentale nella nostra persona. Poi esiste la Madonna Assunta, che invece la vedete che sta scendendo verso il cielo, la vedete con le mani aperte, la testa in alto. Poi avete la Madonna che probabilmente conoscete di più, con le mani chiuse, a modo di preghiera, che è l'Immacolata Concezione. E poi avete tutte le sequenze della Madonna da Rogario e via. Quindi tutte queste Madonne sono elemento religioso popolare anche girando per le vie. Ovviamente un culto della Madonna di questo genere porta anche con sé un mare di istituti religiosi. Pensate che la povera gente doveva mantenere qualcosa come più di 200 istituti religiosi. Soltanto in questa zona, partendo dalla stazione di Principe, andando a Piazza dell'Annunziata, dai mari ai monti, c'erano che tanti istituti religiosi. Le novità. E a volte, lo vedremo, la condotta di questi istituti religiosi era anche abbastanza discutibile. E ora parliamo al Valle della Concessiva. Mi sentite bene? Sì, sì, sì. Va bene? Parlo abbastanza lentamente. Poi vi lascio spazio per le domande e per le questioni. Dunque, questo è il mio uomo, nel senso che è un ritratto veneziano di Carlo Goldoni. Carlo Goldoni, nella sua venuta a Genova, ci aiuta dal punto di vista della forza della presentazione. Perché nelle sue memorie, i memoir, ecco, Genova, se adesso noi parliamo inglese, almeno cerchiamo di farlo come il nostro presidente del Consiglio, e allora chi parlava francese? E il francese era la lingua dominante. Quando noi parlavano tra di loro, parlavano in lingua francese. E Goldoni ha scritto le sue memorie. Goldoni era un entusiasta di Genova, già Genova che è caduta. Era un grande giocatore, poi affronteremo la questione dei biribischi, ed o biribisco, che poi vedremo, vi insegnerò a giocare, e Goldoni era un grande giocatore. Quindi, capendo di dover venire a Genova, al Teatro Falcone, che purtroppo non è più accanto a Palazzo Reale, era il più famoso teatro di Genova, ed era gestito dalla famiglia Durazzo. Durazzo, che nel 700 erano i signori di Genova, con tutto rispetto per gli Spinola e per il Devoria. E Goldoni viene, pacca per la parte scena, pacca per la porta della lanterna, pacca per via Pre, perché si paccava per via Pre, arriva in via delle Fontane e prende alloggio alla locanda di Santa Marta. La locanda di Santa Marta che trovava nella piazzetta di Santa Sabina, che adesso la chiesa è occupata da Gesia Otto della Casa del Padre di Genova. Un'altra famosa locanda, fotteria, alberghi, alloggi, era il vicolo della Croce Bianca, c'era la locanda della Croce Bianca e c'era soprattutto l'albergo a Carcamento, che era l'albergo chiamato Croce di Malta. Gli alberghi che trovavano tutti in quella zona, come adesso con la stazione di Principe, perché il luogo di arrivo con le carrozze era la piazza che era detta piazza del Guattato o Vattato, che anche Piazza dell'Annunziata è un'altra
stato un evento simbolo di Genova. Che voi vi ricordate la famosa canzone Motorino Nazionale, ma che penso? Nomina a un certo punto una canzone a Ciacca del Nunziata. Ho bastato. Era la zona dove si esercitavano i balestrieri di erano un po' di spazio. Genova ha fondato i grattacieli, i primi grattacieli della storia, sono quelli genovesi, perché non c'era spazio. Non potendo espandersi in orizzontale, bisogna passare. Tenete conto che questo problema di creare l'inclusione dell'orizzontalità della comunità l'abbiamo in tutti i palazzi genovesi. E tutti i palazzi genovesi si cerca di esaltare il più possibile gli scaloni per dare il più possibile profondità al palazzo che spazio di questo. Infatti, la casa di Andrea Doria, la Senato della nostra Maddalena, il Palazzo Principe, era quasi uno schiaffo provocatorio alla struttura umanistica della città, perché aveva occupato uno spazio che a momenti era meglio. No? E quindi questa esigenza era meglio. Condoni amava giocare e prima di venire a Genova aveva giocato un anno al il lotto, che è stato invitato da genovesi, si chiamava il gioco del seminario. Ed era un gioco che era legato all'elezione, il complesso costituzionale genovese era particolare. Il Doge era una figura rappresentativa. Poi c'erano due consigli. Il maggior consiglio, formato di 400 membri, e il non consiglio fondato da 100 membri. I membri non poteva, la gente qualunque, il 90% della città, non poteva partecipare alle elezioni, potevano partecipare soltanto quelli che facevano parte del libro d'oro della nobiltà, ovvero dei 28 alberghi in cui era divisa la città. Per tutto alberghi non intendiamo delle residenze, intendiamo semplicemente 28 nomi di famiglie. Cataneo della Volta, Pino, Adorno, Doria, Fieschi e Fieschi. E quando li gioca all'otto, va a vedere le tracce del loro che se ne va il sabato alle 5, vince un anno di 100 pistole, di 100 lire. Che 100 lire erano una somma notevole da volta, poteva essere un equivalente di uno stipendio mensile di una persona migliore. E si facevano allora all'anno 8 estrazioni. 2 estrazioni da giugno a dicembre riguardavano il gioco del seminario ed erano fatti su 120 numeri. Le altre che hai estrazioni invece, che di cui che ne parla poco, ovviamente, ma erano quelle più frequenti, era il gioco delle vitelle. Le vitelle erano le ragazze povere, già vecchie, ricordatevi che allora una ragazza che superava il 18-19 anni era già una vitella, e Godoni poco una vitella, 22 anni era una vitella, e questo gioco delle vitelle era più 90 numeri. I numeri erano abbinati ai nomi di ragazze povere, cioè vitelle, delineate dalle singole parrocchie di Genova. Quindi una Maria Parodi, una Giovanna Merlo, una Maddalena Pastorino venivano delineate dalle varie parrocchie. Godoni va a prendere il castello. Cosa potevamo fare allora nella Genova della Genova? Sicuramente andarci a prendere il caffè. Il caffè italiano non è il caffè che siamo abituati noi con la bocca o con la ciaina, è il caffè alla turca. Quindi un caffè molto intenso dove semplicemente nel pentolino dovete far bollire la quantità del caffè e poi versare lentamente un caffè fortissimo versare lentamente. A Genova andate
ci conto neanche 10 al giorno. Mi aveva pagato piano, quindi era tutto imperativo. E Goldoni dice di aver conosciuto Mosfero in una caffetteria in piazza delle 5 lampade, o 5 lampade che avevo conosciuto. C'è una piazza chiamata, che si trova lungo via Canedo Corto, partendo da Piazza Marchi. E va a prima. E quindi le prego, Goldoni conosceva la moglie, anche la conosceva e la prego, queste sono storie che fanno parte della sua vicenda. Diventa anche console di Genova Venezia, grazie alla raccomandazione, anche per l'Italia, grazie alla raccomandazione della famiglia Durazzo. Ecco, la famiglia Durazzo era la famiglia più ricca di Genova, era la famiglia che dominava. L'ambasciatore francese a Genova, Jacques de Campredon, nel 1737 dichiara che non dobbiamo chiamare la Repubblica di Genova, ma la Repubblica di Durazzo. Per dirvi, ancora adesso, oggi 2016, che voi volete rendervi conto della Chiesa di Genova, dovete tener conto che la più grande galleria privata del mondo è la più ricca, è ancora il palazzo civico numero uno di Abadi, che è il palazzo di Giacomo Cavallo, Adorno e Marcello Giacomo. Chiamo Natalia Adorno, e come dire di diretta, partiamo all'immagine successiva. Chiedetevi quello che volete chiedervi, che va anche la domanda che vi sembra più ovvia, fatemela. Perché chiedere delle domande più ovvie che parte la... Vabbè, è una scena intima, quindi ho preso quello degli altri. Il più grande, la più grande caratteristica sociale di Genova, il cicibeismo, cicibeismo o cicibeato, cosa significa? Dunque, a Genova, ma proprio a Genova in particolare, pare, si dice addirittura che l'abbiamo fondato noi genovesi, i matrimoni non avvenivano per amore. Anche per esempio il matrimonio di cui mi sono occupato io, il matrimonio di Carlo Goldoni con Nicoletta Cogno, non è un matrimonio d'amore, e nemmeno un'illuminazione attiva, è un matrimonio di convenienza. Mi è trasformato però in autentico affetto. Goldoni e la moglie non si sono mai lasciati e Goldoni non ha mai perso l'occasione per magnificare le doti comportamentali della moglie. Però il matrimonio andavano combinati, li combinavano anche i contadini, non solo i signori italiani, per cercare di aumentare la propria ricchezza o perlomeno di mantenerla. Nelle famiglie, anche la nostra Maddalena Doria, non credo che sia innamorata a prima vista di Nicolò Signore, ne dubito, potrebbe essere, però è molto. Allora cosa si fa? Che una donna era costretta a un matrimonio con un uomo per interessi, che poteva bilanciare l'elemento assicurando alla donna un cicibeo, una sorta di bella, come la descrizione più bella del cicibeato la trovate sicuramente nel gioco dei grandi, poeta milanese. Però per esempio, per fare un pettegolezzo, visto che siamo tra noi, Alessandro Verri, e americano lo conoscendo, era il cicibeo di Giulia Beccaria, la figlia di Cesare, non solo, vedete bene, chi dice che Alessandro Manzoni non fosse il figlio di Pietro Manzoni,
con che il figlio di Alicante, beh. Delle parole illuminanti, così ci creato, che le dà il famoso marchio che De Schade. De Schade è stato, diciamo, il... colui che ha descritto in modo più efficace quello che poteva essere la sessualità erotica addirittura pornografica. Però era anche una mente molto lucida dal punto di vista filosofico. E lo teneva che Cicci Beato aveva proprio questa caratteristica di compensazione emotiva, affettiva, erotica, perché poteva costituire quella variante impartita di un sistema fin troppo codificato, fin troppo definito. Passiamo alla successiva. Grazie. Arrivo.